Quanto costa veramente produrre una scarpa? Eccoci tornati con un nuovo video. Prima di andare direttamente all'argomento di questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale perché a 30.000 iscritti c'è il video della nostra collezione. Quindi mi raccomando, non mancate di supportarci, seguiteci anche su Instagram, stiamo postando un sacco di foto interessanti. Andiamo con l'argomento del video. Un tema di cui si discute moltissimo nella sneaker community, ma di cui si sa ancora abbastanza poco, è quanto costa effettivamente ai brand produrre sneaker come questa. E oggi cercherò di spiegarvelo. Io stesso, anche se avevo più o meno l'idea di quanto fosse il costo medio di una scarpa, non sapevo effettivamente tutti i passaggi che un brand doveva incorrere per produrre effettivamente una scarpa come questa. Quindi, per portarvi questo video, ho dovuto fare il mio compitino, nel senso che ho dovuto studiare vari articoli di vari giornalisti riguardo questo tema e sono rimasto molto sorpreso rispetto ad alcune cose che anch'io non sapevo. Spero che questo video possa esservi utile, possa essere interessante e cercherò di spiegare tutto il più semplicemente possibile in modo che sia facilmente comprensibile per tutti i livelli. Se vi interessa l'argomento, vi link in descrizione articolo completo di Soul Review che è stato fatto nel 2016 e da cui ho tratto la maggior parte delle informazioni per questo video, e se avete tempo e curiosità ve lo consiglio veramente. Ma facciamo un gioco. Prima di continuare con questo video, scrivetemi nei commenti qual è secondo voi il margine che Nike fa su un paio di scarpe come questo. Vi do un po' di tempo per farlo. Andiamo. Quando si compra una scarpa del genere, una scarpa comunque già molto costosa da retail, qui parliamo di 190 euro, spesso ci si lamenta del fatto che la qualità dei materiali non è effettivamente adeguata al prezzo della sneakers. Infatti si sente spessissimo dire che un brand per fare una scarpa del genere paga poche decine di dollari e le rivende a 10 volte il prezzo. Ma quello che la gente tende a fare è scambiare il costo della materia prima con il costo effettivo di produzione della scarpa. Perché è vero, i materiali utilizzati su una scarpa del genere, ma anche su una scarpa più premium, diciamo con pellami più premium, come per esempio le Shatterd Backboard, non sono elevati, nel senso che sono di poche decine di dollari, forse neanche 10 dollari per paio di scarpe, solo la materia prima. Questo perché certamente non è pelle di altissima qualità rispetto ad altri standard di mercato, pensiamo per esempio solo all'industria automobilistica oppure all'industria degli orologi, e inoltre questi materiali vengono comprati in grandissime quantità dai brand, quindi il prezzo per singola unità diventa naturalmente molto più basso. La prima spesa che per esempio Nike deve sostenere sono i cosiddetti FOB o Free On Board o anche Franco a bordo in italiano, e comprendono tutte le spese dalla fabbrica fino al momento della spedizione dal porto di partenza più vicino alla fabbrica stessa. Quindi questi FOB comprendono le spese dei materiali, le spese della manodopera e il trasporto dalla fabbrica, che probabilmente si trova in Cina o in Vietnam o comunque spessissimo in Asia, fino al porto dove la merce verrà spedita in Europa o in America, dove effettivamente le scarpe verranno vendute. Essendo sia Nike che Adidas dei brand quotati in borsa, questi dati devono essere resi pubblici, quindi sappiamo più o meno per ogni scarpa quanto sono i loro FOB e vediamo che per scarpe da circa 140 euro le spese di fabbricazione, spedizione e manodopera sono circa di 30 euro per il brand, quindi circa il 20% del retail price originale. Quindi se lo vediamo in un diagramma torta in cui la scarpa costa 100 euro, più o meno 20 di questi euro il brand li impiega negli FOB. A questo punto arrivano altre spese che sono sostanzialmente quelle di spedizione dal porto di partenza fino al posto dove verrà venduta la scarpa, diciamo, e questi comprendono la spedizione stessa, che è circa un dollaro per scarpa, i costi di assicurazione delle scarpe, perché naturalmente quando vengono spedite in grandi container c'è il rischio che magari qualche lotto venga perso e i brand naturalmente non lo vogliono, quindi fanno un'assicurazione che si pensa costi circa 50 centesimi per scarpa. E poi ci sono i dazi doganali che dipendono da paese a paese e costano circa 2-3 dollari per scarpa. Quindi se aggiungiamo questi costi agli FOB vediamo che si arriva circa al 25% del retail originale speso dal brand per far arrivare la scarpa dalla fabbrica al posto di vendita. Si può pensare che i costi del brand finiscano qui perché la loro scarpa è già stata prodotta ed è già arrivata nel paese dove verrà venduta. In realtà non è così perché sappiamo che la maggior parte delle scarpe vengono vendute non effettivamente da Nike o da Adidas o dai brand originali, ma vengono vendute da retailer terzi, come per esempio Foot Locker. Si stima che Nike venda a Foot Locker la scarpa con il 50% di sconto, ovvero una scarpa che costa 100 euro è venduta a Foot Locker a 50 euro. Quindi possiamo vedere come gran parte del prezzo di retail venga assorbito direttamente dai retailer, quindi non va direttamente al brand. Questa è sicuramente una delle cose che i brand stanno cercando di evitare di più, infatti abbiamo visto
visto moltissimo Nike spingere soprattutto sul suo e-commerce, sul suo sito internet e anche sulla Sneaker App per vendere direttamente i prodotti senza utilizzare terze parti. Questo permette a Nike di vendere direttamente al prezzo di retail senza passare da un rivenditore terzo, quindi sostanzialmente recuperare quei 50% di profitti che altrimenti andrebbe a Foot Locker, AW Lab o qualunque grande o piccola catena di negozi. Però naturalmente non è possibile azzerare completamente la vendita a retailer terzi, perché naturalmente Nike non può aprire un Nike Store in tutte le città o in tutti i piccoli posti e la maggior parte delle persone non è interessata ai modelli più limitati, vuole semplicemente andare nel negozio più vicino, vedere le scarpe che ci sono e comprare un modello di Nike che gli vada bene. Sottraendo il margine che hanno i negozi, sottraendo i costi di produzione e i costi di spedizione, a Nike rimane solo circa il 25% di profitto lordo sulla scarpa. Questo significa che per una scarpa da 100 euro Nike ne incassa circa 25. Però non è finita qui, perché c'è naturalmente tutta la tassazione dei vari governi nei vari stati. Le tasse naturalmente variano da paese a paese, ma si stima che possono essere tra circa il 5 e il 15% del retail originale. Ma non è finita qui. Nike deve sostenere naturalmente tanti altri costi di gestione del brand e di sviluppo del brand. Gestione in quanto possiede negozi sparsi in giro per il mondo e fabbriche in giro per il mondo, che naturalmente gli richiedono un grande investimento sia in termini di forza lavoro, sia in termini di elettricità, tasse sulle proprietà, eccetera, eccetera. Per lo sviluppo del brand invece è una guerra tra tutti i vari competitors più grandi a livello internazionale. Stiamo parlando di Nike, Adidas, Puma, Asics, New Balance. Per questi brand, soprattutto Nike, l'innovazione è un fattore chiave e vengono spesi molti milioni all'anno in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie e naturalmente ogni anno usciranno almeno una decina, se non una ventina, di nuovi modelli Nike. Infine, un'altra parte molto importante dello sviluppo di un brand è il marketing. Per esempio, Nike ha da sempre avuto una politica basata sulla sponsorizzazione di atleti. Ha tra i migliori atleti al mondo, stiamo parlando di LeBron, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Nadal, Serena Williams, e questo sicuramente non è economico, perché devi pagare questi atleti milioni di dollari all'anno. Si stima che ogni anno Nike spenda 1,5 miliardi in sponsorizzazioni. E sempre facendo il paragone sul retail di una scarpa da 100 euro, si stima che circa 2 euro di questi 100 euro vengano impiegati semplicemente in sponsorizzazioni. A questo punto finalmente arriviamo a quello che rimane a Nike, quello che effettivamente entra nelle casse del brand, e si parla circa del 5-8% del prezzo finale della scarpa. Quindi per una scarpa retail di 100 euro a Nike entrano 5 euro. Quindi questo può essere sicuramente scioccante per molti, perché si tende sempre a dire che i brand guadagnino 10 o 20 volte dal prezzo della scarpa, in realtà non è così. E anch'io sono rimasto molto sorpreso, perché pensavo che almeno il margine fosse del 20-30%, invece è solo del 5-8%, quindi inaspettatamente basso. Quindi sicuramente dopo questa analisi mi sembrano leggermente meno ladri di quanto mi potevano sembrare all'inizio. A questo punto potrebbe venire una domanda, ovvero: se il margine dei brand è così basso per scarpe molto limitate, come per esempio delle Jordan 1 o non lo so, delle Yeezy molto limitate, perché i brand non alzano direttamente il prezzo della scarpa per andare a guadagnare di più su scarpe di cui c'è molta richiesta? Perché alla fine il resell rispecchia proprio questo, ovvero la scarpa per le persone ha un valore molto superiore rispetto a quello a cui le vendono i brand. Se una scarpa viene venduta a 500 euro a resell, significa che per le persone vale 500 euro, per un fattore di hype o di limitatezza o di un milione di altri motivi. I brand non fanno questo semplicemente per il mercato, per un fattore di competitività, nel senso che piazzando una scarpa troppo alta nel loro mercato si esporrebbero nei confronti dei concorrenti. Se Nike decide di mettere tutte le sue Jordan 1 a 500 euro, allora molte persone cominceranno di più ad avvicinarsi ad Adidas, che ha prezzi più convenienti, ed è possibile comprare comunque scarpe molto belle anche a prezzi abbastanza convenienti. Quindi questo è semplicemente una questione di mercato. Altra domanda è: perché i brand non producono più quantità delle scarpe che sanno che sono molto richieste dal mercato? Questo si riassume in una sola parola ed è desiderabilità. Infatti, come vi avevo detto anche già nel video "Ha senso investire in sneakers", ve lo lascio anche quello in descrizione, secondo me è molto interessante se vi interessano questi argomenti, diciamo, più economici legati al mondo delle sneakers. Ai brand come Nike e Adidas non interessano veramente gli sneakerhead. Questo perché, seppur sia un mercato in crescita, è ancora un mercato molto di nicchia, nel senso che ci sono 7 miliardi di persone al mondo e molto poche di queste sono sneakerhead.
ma quasi tutte hanno bisogno di scarpe e nella loro vita hanno comprato almeno un paio di scarpe Nike. Ciò a cui servono gli sneakerhead è aumentare la popolarità di un brand. Quando una scarpa è molto limitata, si crea un alone di hype attorno alla scarpa e attorno al brand. Possiamo fare l'esempio di Nike con Off-White nel 2017. Prima che uscisse la collaborazione era il periodo migliore di Adidas e Kanye, perché stavano facendo uscire molte sneakers e tutto l'hype era concentrato verso di loro. Da quel momento in poi, da quando è uscita la D10, tutto l'hype si è spostato dalla parte di Nike e continua tutt'oggi. Questo perché la loro strategia si è concentrata nel rendere le sneaker più limitate possibile, così da vendere scarpe, sì, ma soprattutto aumentare la percezione del brand da parte delle persone esterne. Quando magari una persona esterna sente parlare dell'Air Jordan, capisce che è una scarpa alla moda, ma magari non gli interessano le Jordan 6 o le Jordan 1, gli interessa solo il marchio Air Jordan, e allora a questo punto va a comprare tutta la linea di prodotti che vende Air Jordan, dalle magliette fino alle nuove scarpe Team Jordan magari. Quindi purtroppo, anche se è quello che tutti gli sneakerhead vogliono, non penso proprio che nel breve termine scarpe come questa, scarpe come le Jordan 1, aumenteranno di molto la loro produzione. Si può discutere quanto si vuole, se sia una cosa giusta oppure no, però come al solito comandano i brand, sono loro che producono le scarpe, decidono cosa fare e noi dobbiamo adattarci purtroppo. Anche se sta diventando sempre più dura essere uno sneakerhead in questo mondo. Uccidetemi. Spero di esservi stato utile, ho cercato di riassumere al meglio i concetti che sapevo riguardo la produzione, la spedizione e i vari costi che un brand deve avere per produrre le scarpe che tanto amiamo. Avete capito che il loro margine, soprattutto per questo tipo di prodotto, non è elevatissimo, ma questo tipo di prodotto serve per innalzare tutto quello che è intorno al brand, che va dalle magliette alle azioni a tutto il resto. Se avete delle domande, delle curiosità o se volete semplicemente esprimere la vostra opinione, scrivetecela nei commenti. Mi raccomando, scrivetemi se pensate che le scarpe debbano essere più costose, non penso come lo scriviate, oppure meno costose, oppure se fatta questa analisi pensate che il prezzo sia giusto. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, lì è dove possiamo avere più stretto contatto con anche la nostra community che ci segue. Questo è NMKicks, ciao a tutti.